Mimmo Ferretti del Messaggero, buongiorno. Gabriele, buongiorno. Baldo, buongiorno. Buon appetito a tutti, eh. Ciao, buongiorno, Mimmo. Mimmo. Buongiorno, buongiorno. Come stai? Un trionfo. Come sei? Un autentico trionfo. Fantastico. Allora, di che cosa avete parlato? Mercato, Sampdoria-Roma, di che cosa avete parlato? Un po' di tutto, Mimmo. Coppa abbiamo parlato d'Africa. Coppa d'Africa, sì, perché sai, ci siamo chiesti, io almeno, se hai mai visto esultare Salah con quella rabbia con la quale hai esultato dopo il gol dell'1-0 dell'Egitto l'altra sera. No, ma insomma, sono contento, se lui è contento, io spero che possa tornare a Roma ancora più contento di quanto non lo sia adesso, perché diciamo che un'eventuale sua, diciamo così, condizione psicologica positiva può aiutare un pochino la squadra, no? Se invece ti presenti imbriaco fracico come se siano presentati Cervinio e Dumbia dopo la vittoria della Costa d'Avorio, forse era meglio che restavano lì, insomma, però va bene così, insomma, va tutto bene, i calciatori devono avere anche un atteggiamento positivo sempre e comunque. Un atteggiamento psicologico che li porta a fare in campo magari le cose che sanno fare senza grossi impacci, diciamo così, no? Senza la paura di fare un gesto, e se tu stai bene con la testa poi lo provi e magari ti viene e tutto risulta ancora più bello. Piuttosto De Frel, novità, avete fatto qualche piccolo passo avanti voi della Roma? Noi consultiamo sempre il nostro sito di riferimento, caro Mimmo. Anche no, se... ma guardo, sai perché rido? Perché mi viene da ridere. Perché ti spiego. Allora, lo sai come va a finire questa storia? Allora, tu non prendi De Frel, sì. E il commento è: mazza, manco De Frel l'hanno preso, manco uno come De Frel siamo riusciti a piazza. Tu prendi De Frel, sì, ma che ce famo di De Frel? Ma dove lo metti De Frel? Hai capito qual è la situazione, Ubaldo? No, c'è una terza. Aspetto, c'è una terza. Ma dimmi un po' la terza. Ma tutti quei sordi, ma non le ho. Che poi rientra nel che ci famo delle frelle, no? Vabbè, dai, queste come ti posso dire, la città è meravigliosamente schizofrenica sotto questo aspetto, fa anche piuttosto schifo. Io trovo un po' di cose strane che avvengono in questa città, non parlo di calcio, parlo di altre cose, però me le tengo per me, però va bene così. Intanto analizzo quello che succede a livello di calcio e segnatamente nei confronti della Roma. Io so perfettamente che la faccenda è questa: se la Roma non lo prenderà, ecco, là manco De Frel l'hanno preso, ma come gliela famo, andiamo avanti, manco me. Se tu lo prendi, sì, ma che l'hanno preso a fare? È così, guarda, state tranquilli che sarà così. Tanto una delle due succederà, no? Guarda, Mimmo, noi abbiamo il nostro sito di riferimento, che tu sì. sai, può essere le sensazioni di galo.eu. Certo. Però da qualche giorno ne è nato un altro concorrente. Dai, dimmi un po', dimmi che un è le po', sensazioni di, le sensazioni di rigo.eu. Ora, no, ti le giuro, sensazioni di rigo. Punto EU, concorrente. Sono leggermente emozionato questa cosa, veramente. Guarda. Se tutto avrei pensato alla mia vita, tranne che Rigo avesse ma un è in fase di sperimentazione. Sì, siamo ancora allora, nella versione beta. Che cosa dice? Avete letto su questo sito? Dai. Beh, Mimmo, su questo sito che cosa abbiamo letto, Rigo? Che no, cosa? L'editoriale di non Rigo. C'era scritto neanche un rigo. Bene. Battutaccia, proprio ridicola, infelice. Proprio. No, se è più un discorso, ma ci leghiamo sempre. Vabbè, che ci stiamo, secondo me, troppo focalizzando su questo arrivo, che secondo me non fa fare la differenza, ma dà un'opportunità in più eventualmente a Spalletti. Bravo. Ci sono le dichiarazioni di Spalletti che bisogna tenerle in considerazione. Se sono strategie per arrivare a qualcosa o sono reali, secondo me. Certo. C'è più veritiere sono le dichiarazioni, le tengo in considerazione quelle di Spalletti, quando dice non c'è bisogno di nessuno, no? mi sembra di averla respirata quest'area all'interno, sì, no? Però no, magari io torno a ripetere, se gli dai qualcuno bravo lui comunque è contento, sì, questo è un po' sì, sì, delle sì. parti della tattica anche che si fa in queste circostanze, per cui è bene non scoprirsi troppo dopo aver parlato di Fegulì in maniera, secondo me a questo punto devo pensare piuttosto strategica e tattica, ma insomma non, io faccio fatica a pensare che realmente Fegulì sia stato un obiettivo concreto di quelli che la Roma vuole prendere a tutti i costi, perché... Beh, Mimmo, però se l'ha detto pure Spalletti in conferenza, quindi... ma io ti sto dicendo, forse è stato un atteggiamento strategico, okay. senso che io ebbi modo di dire immediatamente, o l'hanno già preso o non lo prenderanno mai, certo. Perché non si fa il nome di un calciatore in un'altra squadra che non è il tuo e lo dici, questo è il nostro obiettivo. Detto questo, di dichiarazione Ubaldo, io non so perché non lo conosco, non ho mai avuto la fortuna e il piacere di scambiare parole con lui, e anche da parte sua non ho avuto questa fortuna di parlare con me, non conosco Massara, ok? Mm-hmm. Però tu un pochettino lo conosci. Sì. Il fatto che lui sia così
cioè non è trapelato nemmeno un sospiro di Massara. È normale che, perché lui è fatto così, oppure c'è qualcosa secondo te che lui sta covando e quindi non parla perché sta lì lì per fare, cioè, me lo racconti un pochino, perché di fatto questo è il primo mercato della Roma con un nuovo direttore sportivo. No, no, ma è semplice, è semplice. Lui è, ecco, spiega, è così che non, così non ama. No, no, vabbè, sì, ma già l'avevamo detto anche altre volte, quello ribadiamo. Ma io non c'ero quando hai detto. No, no, c'eri. No, io non c'ero. Ti dico di sì, Mimmo. Dai, te stai a confondere con altro. Sì, dai. Quando parlavamo di Massara, Allegri e Righetti. Ah, vabbè, però era nelle diverse, cioè, situazioni, nelle vesti. O cioè, due hanno fatto carriera e uno è rimasto il bello della situazione, però, eh. Cosa? Che, quale carriera hanno fatto? Amico, sto ma che hai subito un titolo che eri te quello che era il bello della situazione? Il bello della situazione è Allegri, tu hai fatto una grande carriera da opinionista, bello, ma che bello, sei, se è bello Allegri, andiamo se ne andiamo. Allora, ho capito, è uno che piaccia, però, diciamo così, no? Perlomeno da quello che raccontano le cronache, però, allenatore, a noi non ce frega niente da Allegri. Mi vuoi parlare di Massara? Piace perché fa allenatore come tanti giocatori, che perché fanno i giocatori. No, se no, raccogliere fusaglie per strada, ho capito, dai, vai. Massara è uno silenzioso, si interessa poco di quello che succede fuori, ma molto di più di quello che è l'interesse della, della società, non ama riflettori, non ama, ha i suoi, le sue conoscenze, si muove, lui è concentrato sulla Roma, sul meglio della Roma, al di là di quelle che poi sono anche notizie, nomi che si fanno del nuovo direttore sportivo, a lui interessa poco, questo è in dimostrazione di grande professionalità, e non gli interessa in questo non senso. C'è rischio, però scusami, faccio una domanda un po' provocatoria, ovviamente te lo dico prima, non c'è rischio che qualcuno possa pensare che lui non dice niente perché non c'è niente da dire, perché non è lui che fa il mercato? Che non è lui che fa il mercato? Esatto. No. Lo fa lui. Ah, ok, è una domanda. L'ho detto lo fa lui nel mercato, neanche Sabatini lo faceva da solo. No, ma su questo non c'è dubbio. Quindi già metà non lo fa. E quindi Massara non lo fa da solo, ma lo fa con Sabatini. Questo mi stavi dicendo? No, non, tu Sabatini hai detto te. Non l'ho detto. No, hai nominato te, neanche Sabatini. Tu hai nominato la parola Sabatini. Cioè, potete mandare la registrazione. Non ci tu hai detto Mimmo. Neanche Sabatini faceva il mercato da solo. Quando stava a Roma, lavoravano insieme. Quindi Sabatini io, non c'è più. Sabatini non c'è più. Ma l'hai fatto te. Ma Massara. Potresti rimagnare quello che hai detto. Dai, va bene. Va bene. Mi stai, bocca, ma hanno ragione quando ragazzo la listaglia. Tu sei giornalista pure. Ma io non sono giornalista di questo livello, però. Ma non voglio essere. Non ci prova, Mimmo. Non ci prova. No, allora, chi c'è in cabina di regia? Mr. Morris. C'è Mr. Morris, chiaramente. Ma però, quando lavoravano insieme non si confrontavano fra di loro, sì, Sabatini non c'è più adesso, però, allora perché dici che lavora con Sabatini? Ma hai fatto il nome Sabatini e dici che l'ho fatto io. Ma comunque va benissimo tutto, Baldo, stai sereno. Cerchiamo di andare avanti, dai. No, se vuoi parlare seriamente parliamo seriamente, sennò. Ma io sto parlando seriamente. Ma non mi puoi dire che io ho detto che adesso lui lavora con Sabatini. No, tu hai detto no, non ci prova. Io ho detto che tu hai nominato la parola Sabatini, è diverso. Ma se l'ho nominato non vuol dire che lui adesso lavora con Sabatini uguale. Che vuol dire? Ho nominato Sabatini. Poi dopo io ho detto, allora ho fatto una provocazione. Cerchiamo però, di no, ci vuoi, no, ci vuoi arrivare te e le vuoi mettere in bocca a me, perché è un tuo pensiero che Massara continua a lavorare con Sabatini, ma da Sabatini non te stacchi, è normale, perché io parli con uno come Sabatini. Io ti dico che mentre tu parlavi sono andato sul sito le sensazioni di Rico.eu e ho trovato delle cose chiare, quelle punteo di Rico sono chiare. Sono chiarissime. Okay. Sono delle foto molto belle. Hai messo anche delle foto di quando tu eri più giovanotto, quindi queste cose mi piace molto, perché colpisce anche l'attenzione sotto quell'aspetto. Allora, quindi Massara, diciamo che è normale che lui sia zitto, che parlano tutti, Baldissoni, che parla Gandini, parla Spalletti, lui non parla mai. Lui è un operativo. Va bene. Io spero che si presenti con una soluzione, perché detto, così in qualche modo. Ma non è detto. No, lo so che non hai detto, però io spero che lui sia presente, la mia è una speranza, non è un'anticipazione. Spero che lui sia presente, perché comunque sia darebbe un segnale importante, no? Anche all'esterno, non all'interno, non credo che lui abbia bisogno, perché sì, ma lui che deve tenere, Mimmo, seriamente, ma lui deve tenere in considerazione più una situazione, un'esigenza esterna o più un'esigenza interna, che è quella dell'allenatore? Assolutamente interna, però siccome lui gode della massima fiducia all'interno, perché sennò non l'avrebbero messo lì a fare il direttore sportivo, no? Mm-hmm. Però ti dico che se lui
proprio, come ti posso dire, siccome non è un personaggio molto conosciuto che non ama i riflettori, e io per questo lo stimo molto e apprezzo molto il fatto che lui sta zitto, però ecco perché ti ho chiesto, io non lo conosco, quindi ti chiedo se è normale, però siccome so come funzionano le cose, ti dico che qualora lui, la Roma, riuscisse a fare una cosa bella sul mercato, sicuramente di riflesso cambierebbe probabilmente anche l'attenzione, il pensiero, il giudizio che si ha di questo direttore sportivo. Quindi questo potrebbe in qualche modo, come ti posso dire, aiutarlo a crescere un pochino nella considerazione esterna, ti parlo. Però poi se a lui non gli interessa niente, ma è giusto che non gli interessi niente, perché lui lavora per la Roma, non certo per la piazza di Roma, per l'ambiente di Roma, per quello che è. Però tu sai come funzionano le cose nel calcio, no? Nel senso che ci sono quelli bravi, ma nessuno mai che sono bravi, perché magari non fanno mai in modo di mettere in mostra quello che è il loro lavoro. E io vorrei che Massara, che tutti mi dicono che è una persona molto capace, molto abile, molto brava, vorrei che in qualche modo lui portasse a casa qualcosa di importante, proprio per zittire comunque tutti coloro che dicono Massara sta lì ma non fa quasi niente, ecco, semplicemente quello. Ma il fatto che lui abbia straordinaria fiducia all'interno è provata dalla conferma che lui ha avuto come direttore. Al di là di Massara, un operatore di mercato, un direttore sportivo deve rispettare le esigenze di un allenatore in primis. Poi se fa un altro tipo di operazione ci anche essere... della società, però anche della società. Sto dicendo, poi ci sono delle non priorità, delle esigenze che la società individua, dice ok, questa operazione va al di là di quelle che possono essere richieste o no dell'allenatore. Le fanno, sì, queste, su questo non c'è dubbio. Però io vi faccio una domanda a tutte e due, no? Facciamo questo mini sondaggio a due, diciamo, poi magari lo estendiamo, Gabriele, se tu vuoi. Sì. Allora, quanto sareste disposti voi a puntare sull'acquisto differito di De Frel, cioè prestito magari di 2 anni e poi l'acquisto con pagamento fra 2 anni? Oggi al momento quanto sareste disposti a scommettere? Copechi? Esatto. Io ci metto 10 copechi. 10 copechi, che è Baldo? Che è il massimo? Il massimale, sì. Se il massimo è 10 copechi, Gabriele mette 10 copechi. Sì. Io sto a 7. 7 copechi? Allora ripeto, acquisto differito, nel senso lo prendi oggi e lo paghi fra 2 anni, prestito di 18 mesi se non addirittura qualcosina di più. Non serve nemmeno il banco, ma serve solo il bancomat, nemmeno la busta paga, niente, così fanno adesso le... Niente, non devi neanche niente, devi pago di niente, proprio. Basta il nome. Io ce metto 9 copechi. 9 copechi. Aspetta, tu Baldo 7? Sì. Gabriele 10, la metà fra 7 e 10 quant'è? 3? Sì. Quindi io ci metto 8 e mezzo. Dai. 8,5 copechi, va bene? Sì, buono, sono contento. Ma ti spiego, perché se poi si trova la formula, il giocatore viene preso, è chiaro che la Roma è andata su questo giocatore perché non dall'altro ieri si è accorta che è un giocatore che potrebbe farle comodo, sempre nel valorizzare maggiormente più la rosa che la squadra. Questo ormai l'abbiamo detto Baldo 1000 volte, però è bene ricordarlo, perché poi la gente se no va a finire che già ho cominciato a sentire, a leggere da qualche parte. Lo sai che cosa che mi manda veramente al manicomio? Sì, vabbè, ma il mercato sta finendo, che ce famo adesso De Frel? Cioè, ti rendi? Cioè, questa è una città meravigliosa, se tu ci metti. Cioè, allora aveva un senso prendere De Frel all'inizio mercato e non c'è più senso prenderlo alla fine del mercato? E se uno è convinto che doveva fare il vice Salà, allora è un discorso, ma la Roma non c'ha bisogno di vice Salà, la Roma c'ha bisogno dall'estate scorsa di un vice Dzeko, siamo tutti d'accordo su questo? Sì. E allora se tu vai a prendere Frel, lo prendi, anche se lo prendi a fine mercato, io sono fra quelli che ha detto, hai giocato già 4 partite senza avere un volto nuovo in rosa nonostante il calcio mercato aperto, la squadra, l'allenatore, i giocatori sono stati bravissimi a vincere tutte e quattro, però se anche in estremi se riesci a prendere un calciatore che poi te lo tiene lì e ti farà comodo dal 30 gennaio, dal 29 gennaio in poi, fino a che avrà un contratto con la Roma, beh, io sono ben felice che venga preso questo giocatore. Però questa è una città fantastica. Allora dice no, però prenderlo adesso è come adesso la storia che va molto di moda, no Gabriele, sai qual è, no? L'abbiamo accennata un pochino ieri, mi sembra, già che è bravo, sì, però si mangia troppi gol. Che vuol dire? Cioè, che cosa significa? Se uno è bravo, che significa se mangia troppi gol? Io torno a ripetere, sfido chiunque a trovare un centravanti che tira 5 volte in porta tutte le partite, 5 tiri a partita tutte le partite, e faccia 5 gol tutte le partite. Lo sai
se un, alla parte che Dzeko è uno che ci sono le statistiche che lo possono confermare, no? È l'attaccante che tira maggiormente verso la porta avversaria, una cosa brutta, cioè ha più di 100 tiri in porta, è una cosa impressionante. E comunque ha fatto 14 gol, giusto? Me lo confermate? Eh sì, sì. Perfetto. Allora, se fosse vero il principio secondo il quale uno tira 5 volte e fa 5 gol a partita, tutte le partite, quante sono le partite? 38? Quante sono? Sì. Ne fai 38 per 5? Sì, sì. 5 per 8, 40, 3 per 5, 15, 4 che ne riportavo, 190, giusto? Sì. 4 per 8, 32, 5 per 8, 40, quanti ne famo? 190, va bene? Allora, secondo ragionamento, già che Brauma se ne magna troppi, dovrebbe fare 190 gol al campionato. Ma vi rendete conto della stronzata che dite? Benissimo. O no? Benissimo. O no? Tu ridi, Ubaldo, a te ti viene da ridere. No, a me mi viene da piagne. Beh, no, vabbè. Eh no, è così. Mimmo, ripartiamo da qui? Sì, ripartiamo da lì. Dai, io a me togliete sempre la parola. Vabbè, no, okay, ti lasciamo dai, parlare, dai. Mimmo. Ciao, facciamo riflettere, allora, Mimmo. Oggi sta correndo del Bonini con Gran Puglio Benellini che da scuola all'Argentina. Mimmo. Allora ho fatto il conto, l'ho fatto bene, ho preso carta, penna e calamaio. Fantastico. 38 per 5 fa 190. Fantastico. Quindi se Dzeko non fa 190 gol a campionato è un gran pippone, questo si può dire. Però voi ci ridete. Lo so, Mimmo, che questo è il ragionamento. Se fa 190 gol è un buon attaccante. Se anche ne fa 189 continua ad essere un gran pippone. È questa la verità che vi viene raccontata. Tenete va stretta, dai. Allora, andiamo avanti. Mimmo, vuoi giocare con noi? Ubaldo, che c'è? No, io non è che bado tanto a queste cose. Lo so, però bisogna che ci abbati. Dimmi un po'. Allora, abbiamo fatto questo gioco questa mattina, questo giochino. Dai, con il mercato sempre a giocare. Noi ci bisogna giocare, Mimmo. E quando non c'è Galo, come quando non c'è il Galo i topi ballano. Questa ci dai dei topi, scusami mo. No, è per fare la rima. Il galo. Ma che te devo spiegare battute? Allora veramente, dai. Sei troppo crepuscolare, dai. Mimmo, quanto c'hai ragione. Allora, con il mercato in stallo, costruite voi il giocatore ideale scegliendo tra le principali caratteristiche dei giocatori della Roma. Ok? Ma che tipo di giocatore dobbiamo comprare? Un attaccante? No, dobbiamo costruire. In base a quelli che è la Roma in rosa, ti dico, qual è quello che ha la mentalità più importante, Mimmo? La corsa, colpo di testa, piede destro. Dobbiamo fare un giochino così, sì. Insomma. Allora, mentalità. Un identikit fatto di tante piccole cose. Costruiamo parti, il nostro giocatore ideale. La mentalità. O anche quello che si avvicina di più, insomma, che ha parecchie di queste caratteristiche. Dobbiamo fare, diciamo, una specie di mostro attraverso tante piccole cose dei giocatori che già ci sono. Esattamente. Ok, perfetto. Mentalità. La mentalità mi piace, la mentalità di Nainggolan, mi piace la mentalità di Strootman, okay. Mi piace la mentalità di De Rossi. Uno ne devi prendere. Aspetta, sto lì, soltanto sto fare un coso. Mi piace la mentalità di Dzeko. Diciamo che mi prendo Strootman. Ok, Strootman, perfetto. La corsa mi prendo Florenzi. Il colpo di testa mi prendo Dzeko, no, Antonio Francesco Alvaro Fazio. Fantastico. Piede destro, Francesco Totti. Piede sinistro Kevin Strootman. Visione di gioco, Francesco Totti. Dribbling, Alvaro Diego Perotti. E tackle, Alvaro Arturo Raja Nainggolan. Tutti Alvaro cominciano. Sì. Insomma, Mimmo, il tuo mostro avrebbe la mentalità di Strootman, la corsa di Florenzi, il colpo di testa di Fazio, il destro di Totti, il sinistro di Strootman, la visione di gioco di Totti, il dribbling di Perotti e il tackle di Nainggolan. Ti pare poco? Quanto costa uno così? Costa più dei Pogba, lo dico io, guarda. C'è qualcuno che si avvicina a Ubaldo, secondo te? Te lo volevo domandare a te, Mimmo. Allora, io ho citato due volte due giocatori, no? Giusto? Sì. Me lo confermate? Strootman due volte Totti e due volte Strootman, sì, mi sembra, vero? Sì.
Non lo so, chissà. Nella Roma attuale non lo so, non credo che ci sia uno che abbia tutte queste qualità. Fuori, francamente, se ci sta, non. Forse Mimmo, tranne il colpo di testa, per il resto, in questo momento, per il rendimento, era Jana Ingolan. Sì, ma tu stai sottovalutando anche il rendimento di Strootman, però, perché è ripartito alla grande. Andatevi a vedere i numeri, non contano niente, si dice, in realtà contano tanto. Andatevi a vedere anche i numeri della prestazione di Strootman contro il Cagliari. Le palle rubate, i palloni intercettati, i passaggi riusciti, cioè è una roba impressionante. Poi magari dà meno all'occhio di Nainggolan, perché ha un'altra, come posso dire, un'altra fisicità, un'altra struttura, anche un'altra. Posso usare questa parola, postura, Sì. Magari definire cala. Mimmo, partiamo dalla parola postura. Ma meno male, dai, vai. Mimmo! E comunque, caro postura. Gabriele, Alvaro Gabriele. Sì, Alvaro, chiaramente. Domenica c'è Sampdoria-Roma, Lo sappiamo bene. Si avvicina, Difficilmente credo la Roma potrà disporre di De Ferrer, di chi per lui, che non è un altro giocatore, di chi per lui, in modo di dire, lo spiego, perché magari qualcuno si pensa che la Roma abbia di chi per lui. È giapponese. E quindi bisogna anche cominciare a pensare a questa partita. Togliamoci dalla mente che sarà la Sampdoria vista in Coppa Italia, Ubaldo, vogliamo cominciare a dirlo, Sì. Perché sarà tutta un'altra partita, quella della Sampdoria la giocano un pochino così, diciamo, in veste di messa. Beh, anche no? La Roma ha giocato in scioltezza, assolutamente in scioltezza, però la Roma aveva una squadra che si avvicinava molto di più a quella titolare, la Sampdoria un pochino meno. Hai visto la risultanza dei giocatori della Roma ogni gol? Niente, no? Praticamente niente. È come quando te giocavi alle regionali, Roma, che ne so, Roma pian due torri, vincevate 12-0, che ve usavate, no? Niente. era normale, Fago, quindi ne facevi 11-12. Però non è una vero, cosa... no, adesso ridiamo, però non mi è piaciuto. Cosa? Che non esultavano? Sì. Vabbè, però dai, capita che poi dice, ah, perché Nainggolan non è esultato, lo ricordi, no? Tutte le storie polemiche, vabbè. Che città meravigliosa. Che città meravigliosa, guarda, ex. Mimmo, ma ex. A questo punto, Florenzi, ci siamo, Ma insomma, adesso andate piano, però, voi della Roma, perché siete sempre un po' così faciloni, un po' sbrasoni, eccetera, eccetera. Sarà detto 100 giorni, sì. E poi saranno 110, insomma, nessuno si deve meravigliare o preoccupare al tempo stesso, no? L'importante è che lui stia bene, io lo vedo. La cosa che è abbastanza impressionante, no, Ubaldo, ricordando un pochino quelli che erano i tuoi tempi, come siano cambiati anche i metodi, no? Adesso un calciatore che va a recuperare dopo un infortunio al crociato, a me fa effetto per esempio vedere che il ginocchio non è supportato da niente, che ne so, un cerotto, una cosa, no? Te voglio dire una ginocchiera, però insomma vanno lì e sta bene, insomma, gli auguriamo ancora maggior salute e fortuna, ovviamente, però piano, cioè non è che, no? Se poi saranno 5 giorni in più, non sarà comunque uguale. L'importante è che lui sta recuperando bene, lui c'ha una grande voglia, si vede, c'è anche un fisico, Ubaldo, magari che lo aiuta un pochino, no? Perché non è sì. Massiccio. E anche alla, no? Testa, tu guarda con Rudiger. Lo so, ma infatti, cioè, hai perfettamente ragione, quella è una componente fondamentale che ti aiuta sul il nostro Carletto Ancelotti, ma te ricordi, Mimmo? Carlo Ancelotti, che spettacolo. Ma che forse... Lo so, quei giocatori lì che sono riusciti a fare tante cose proprio perché avevano una grande forza. Allora, proprio per questo io prima, non a caso ti ho detto, quando avete parlato di mentalità, ti ho parlato di Strootman, perché uno che ha superato tre infortuni, tre incidenti di quel genere lì al ginocchio, e che comunque è tornato ad essere un giocatore importante, vuol dire che c'è una forza dentro che poi è in grado anche di trasmettere ai compagni, perché se no tu quelle cose lì non le fai, perché puoi anche correre il rischio di abbandonarti a te stesso, anche a un destino magari un po' così cattivo. Proprio, scusa, no, Mimmo, è interessante, no? Adesso in prospettiva Florenzi, abbiamo parlato di Rudiger, ma soprattutto di Strootman, no? Ma anche sì, l'importanza, no,
della scelta di, che poi l'ha tutelato anche questi giocatori, ma soprattutto Strootman, no? di farlo giocare sempre. Sì, questo... in altre circostanze, cioè, un giocatore tu lo vedi un po' in difficoltà, dici ok, continua un po' sul lavoro, che ne so, specifico sulla forza, sull'abilità, sulla velocità, sulla rapidità, elasticità, che ne so io, quello trova. Tu hai perfettamente ragione. Ti ricordi quando si diceva Strootman sta a giocare a tutte, ma come fa? Forse è meglio che qualcuna non la fa perché sono 2 anni che non gioca, e noi magari dicevamo no, ma come, se sta bene gioca, perché non deve giocare? Cioè, poi dopo quello che tu dici è arrivato il momento in cui lui non stava più benissimo, ma ricordi che ha avuto anche dei problemi alla schiena, per cui non è andato in nazionale per un certo periodo, non aveva problemi al ginocchio di recupero funzionale del ginocchio, ha avuto problemi di mal di schiena e ha saltato qualche cosina, poi però l'allenatore la continua a far giocare perché se uno sta bene gioca. E Strootman ha avuto finalmente, dopo tanto tribolare, la fortuna di imbroccare nel il chirurgo giusto, quello migliore che poteva operarla, si è chiamata tutta la faccenda e ha continuato un recupero che è un recupero fatto di allenamenti e partite, partite, allenamenti e partite, perché evidentemente il suo fisico, la sua testa anche, no? Ubaldo, questo è importante. Ma che scherzo. Oltre che il suo fisico, la sua testa ha bisogno di andare in campo, ha bisogno di sentirsi un giocatore importante. Quando noi abbiamo tessuto le lodi di questo ragazzo, abbiamo detto mamma mia che partita che ha fatto, lui è stato intervistato e ha detto ma io non ho fatto niente, posso dare, devo dare molto di più perché ancora non so quello di prima. Capisci che forza può avere dentro uno così? E allora se tu c'hai giocatori di questo calibro con questa mentalità, sta tranquillo che la trasferiscono e la trasmettono a tutti i compagni, e allora forse puoi cominciare a pensare di vincere qualcosa di importante, quando riesci a combinare tante cose che sono tecniche, che sono psicologiche, la mentalità, la vittoria come esigenza, non come opzione. Mi spiego? Cioè tu devi andare in campo e la tua esigenza è quella di vincere la partita, non è soltanto un'opzione, ah io posso vincere o posso perdere, la posso pareggiare, no, tu se ragioni in questo modo, se cominci a ragionare in questo modo, che tu devi andare in campo per un obiettivo solo, la vittoria, e allora vedrai che le cose migliorano fatalmente, ma non è un processo semplice. Quanto tempo è che ne stiamo parlando, Ubaldo, di questa crescita mentale della squadra, che è complicata perché non la puoi allenare, ma poi in qualche modo, come posso dire, alimentare anche indirettamente attraverso le vittorie, attraverso i risultati, attraverso il lavoro che tu vedi fare da tutta la squadra, da tutti i tuoi compagni, quindi. Però è una componente fondamentale, fondamentale. Siamo su questo, allora, fate conto. Su questa fondamentalità ci salutiamo, mi sì, vuoi dire? Fondamentalizza, sì. Vai. E fate non conto. Fate conto, come no, mi fate conto. Ci sentiamo domani, sempre se Dio vuole. Ciao a tutti, ciao grazie Mimmo. A tutti, ciao Mimmo. Ciao.